Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark dei Nerdy Shonen e oggi sono qua di nuovo sul nostro nuovo episodio della nostra serie MyGM con i New York Knicks. Siamo a gara 4 delle finali di conference contro i Chicago Bulls. Questa volta sono meno malato, quindi mi sarà più facile parlare e spero di non dire la fine della partita prima del necessario, come ho fatto nell'altra. Però vabbè, qua intanto una tripla, diciamo, carina e importante di Galloway, che si sta dimostrando sempre in forma, e Timar Galloway Jr. Sì, c'è due palle così, diciamo così. Devo dire che però anche se ogni tanto fa le triple, io lo faccio tirare molto di più da quel che si vede di solito nel punteggio e fa abbastanza cacà. Qua intanto un passaggio molto di culo per Favors, pareggiamo la partita solo per l'inizio. Riusciamo anche con Carmelo a rubare pallone, soltanto che lui non è notoriamente uno che la schiaccia forte o con che schiacciate spettacolari, semplicemente lui la schiaccia normale, due mani, niente di che. Allora, devo, per fare una sintesi senza spoilerare di questa partita, devo dire che è stata difficile comunque. È stata difficile. Non dico com'è finita, però è stata veramente una cosa di una lotta di nervi, perché le partite con Chicago sono più o meno tutte così. Non c'è una partita facile. Perché non vi ho detto ancora come siamo messi. Noi siamo avanti 2-1. Dopo la vittoria in gara 1 abbiamo perso. Intanto qua Lamb, cattivissimo lui. Però comunque dopo gara 1 vinta abbiamo perso gara 2 fuori casa, me l'aspettavo. Tra l'altro anche giocando ho perso di molto, cioè tipo ho perso 95-72, non riuscivo mai a segnare, anche perché è strano, di solito, anche se per dire non faccio girare palla, comunque riesco a segnare, però è andata proprio male questa partita. Qua Lemba fa anche un bel movimento, devo dire, un movimento carino. Continuavamo comunque a passare avanti noi, indietro loro, soprattutto nel primo, però sai com'è, normale. Qua un tanto abbiamo fatto un canestro fortunoso, ma facciamo fallo, quindi siamo stupidi. Però comunque, poi abbiamo vinto gara 3, in casa l'abbiamo vinta, ma gara 4 è tutta un'altra storia, bisogna vedere se riusciremo a vincerla, che è principalmente quello che pensavo mentre stavo registrando, perché sono, diciamo che è forse la squadra più difficile, e qua non so se avete visto Datome che me la mette da 3, Datome che sono riuscito un po' ad aiutarlo, diciamo, nel tiro da 3 e anche nei tiri così, diciamo che ha segnato. Qua pensavo avrebbero aiutato e quindi sarei riuscito a fargli segnare un'altra tripla, ma sarebbe stato troppo, sarei esploso di gioia, potevo finire la serie qua dopo da Tome. Sono solo contento. Intanto qua Vucevic fa una cosa che non aveva mai fatto durante il campionato, ovvero il layup di destro andando a sinistra, perché lui non fa il semigancio con l'altra mano, li fa solo di destro e non lo sopporto, perché di solito si prende i grandi stopponi. Devo dire, Crawford l'avete visto prima mettere un jumper da due punti, anche se i piedi gli scivolavano avanti e indietro dalla linea dei tre punti. Carmelo ha avuto un buon impatto sulla partita, come del resto in tutte le serie che ha giocato, anche quella contro Miami di solito faceva buone cose, perché lui diciamo che è la vera stella della squadra, perché Vucevic, anche se Vucevic e Favors hanno dei rating alti, in realtà non sono queste grandi stelle. Infatti mi sorprendo anche essere arrivato qua. E qua, quando ho visto che Hardaway Jr. riceveva palla lì, ho detto non posso non alzarla a Carmelo, non posso. E però mi rovini il replay tabellone. Questa cosa dei poligoni che ti coprono la ripresa del tabellone è veramente strana. Ma intanto Vucevic che prova in post contro Noah, che decisamente è un avversario difficile, ma sto tiro qua, da dove gli è uscito? È veramente capace. E poi alziamo ancora in layup per Favors, che non segna, ma prima piega il ferro in modo che la palla entri. Bravissimo, l'importante è segnare, l'importante è quello. Favors, devo dire, mi ha stupito, perché contro Boston non pensavo che fosse capace di mettere numeri del genere, soprattutto perché ne aveva messi 28, anzi o 38 proprio. Anche questo è un canestro che nella realtà lui non ha, credo. Da fermo potrebbe anche avercelo, quindi quelle volte così può anche avercelo. Qua Early che segna da 3 punti col tiro, c'ha una tecnica di tiro che veramente non capisco, è bruttissima, gli collassa una spalla.
Per finire il secondo tempo, vi ho detto, bisogna finire bene, quindi con il gancio riusciamo a segnare. E andando avanti, ridendo e scherzando, siamo avanti 59-48, tirando col 72% dal campo. Ho detto, questa partita o mi continuo a sbagliare e andiamo sotto, intanto che ha meno 12 punti, oppure la vinciamo. E non vi dico cosa è successo, perché in questi giochi può succedere di tutto, ovvero le simulazioni sportive, perché anche in FIFA Rose 7 assist, cioè è il solito problema dei playmaker, quello di Rose. Però comunque, dicevo, può succedere qualsiasi cosa, come in FIFA il momentum del 90esimo e del 45esimo, ovvero che hanno dei problemi, oppure a un certo punto ogni tiro che fa l'avversario entra, i tuoi giocatori non la controllano più. Quindi avevo paura che potesse succedere una cosa del genere. Qua Carmelo fa una cosa bellissima. Batti l'uomo che sta fermo in difesa e poi gli schiacci anche in testa, con Noah che stava aiutando. Quello va sempre bene, anche perché Noah è un buon difensore, quindi non puoi dirgli mica niente. A volte però, se vedete che chiamo dei pick and roll un po' che sembrano a caso, così in realtà non sono casuali, tripla di Hardaway Junior, non sono casuali, perché a volte mi chiama l'ennesimo qua, non tripla, ma non canestro di Favors, ma canestro di Favors su secondo rimbalzo in attacco. Stavo dicendo comunque che come lo son perso, perché stavo parlando d'altro, dovevo star zitto. Parliamo di altre cose. Stavo pensando anche di fare delle news. Ah sì, giusto, perché io sono in ritardo brutale, perché è uscito il mio 2K16. E qua intanto buon passaggio di Norris Call. È uscito il mio 2K16 e io sono in ritardo, però abbiate pazienza. Una settimana e finirò questa serie, molto probabilmente, più che altro perché i video sono lunghi da montare. Cioè ci metto tanto a montare, con allenamenti e robe varie, ci metto parecchio per quello. Comunque, quello che stavo per dire è che se a volte chiamo pick and roll un po' che sembrano casuali, è perché in realtà mi chiama un isolamento, perché a me lo mettono, ma sono io che non voglio giocare troppo isolamenti, perché non mi piace tanto in realtà giocare isolamento, perché lo faccio già abbastanza con la carriera giocatore e non voglio. Qua Favors prima ha messo un canestro importantissimo, Lamb la mette così, ed era appunto, sono riuscito a richiudere il circolo parlando d'altro, e sono contento perché è sempre brutto un video dove non si capisce cosa stai dicendo. E qua Clinton Early mette una tripla come aveva già fatto prima, veramente bravissimo, non impressionante, perché non è questo grandissimo giocatore. Ho detto, sa che la sparo, che mi salta, perché vedete era avanti di molto, ma a un certo punto questi qua tiravano dietro la schiena cadendo, l'esempio che faccio di solito, e segnavano, e dicevo ma basta, non è possibile. E allora facciamo così, andiamo a schiacciare con questo omino per contrastare 98.4 cm di elevazione. Cioè questo qua salta un metro in Nike Replay, fantastico. E qua la alziamo anche per Melo, che va a schiacciare, anche se la palla gli si è teletrasportata nelle mani a un certo punto. Come potete vedere però, siamo avanti di 6 a 5 minuti e mezzo dalla fine. Chiamiamo, cioè alla fine la palla gira, ma va a finire in isolamento per Carmelo, che contro McDermott non ha speranze. Riusciamo a creare il minimo di separazione che gli basta per tirare, perché Galloway questa partita non ha fatto una delle sue, perché di solito mi stupisce un sacco questo ragazzotto, guardate un po'. Però Favors segna il... Allora, lui era doppia, 18 punti, 10 rimbalzi, veramente impressionante. Però qua eravamo sotto, 98-97, allora ho detto, devo per forza segnare. Non è possibile che la perdo sta partita, perché è successo quello che stavo dicendo. Voi non l'avete visto, ma a un certo punto ho continuato a sbagliare. Segniamo in pick and roll un canestro importantissimo. Stoppiamo Rose con Favors durante l'azione, l'alziamo a Carmelo, che schiaccia il reverse, e dice, oh, non mi cadere storto, perché poi ti fai male, che non si sa mai. E niente da dire, la palla stava glitchando. E qua stoppiamo ancora il buon Jimmy Butler, che non sta facendo assolutamente la differenza. Pensavo molto peggio. Probabilmente ho cominciato quando non era proprio il Jimmy Buckets in piena regola di quest'anno, ma era solo Jimmy Butler un po' più forte. Qua Galloway sbaglia, c'è Vucevic per il rimbalzo che fa un gran lavoro, la prende, andiamo sul più 5,
anche se poi diventeranno più tre, ma dicevo comunque continuiamo a far girare la palla, la mandiamo a Carmelo che parte a mezzo fare, sbaglia, Vucevic a rimbalzo, la riprende per Gallo, potevo tirare e chiuderla, ma ho detto preferisco tenere la palla e tirare con Hardaway Junior. Certo, più 6, siamo su più 6 a 33 secondi dalla fine, non volevo giocare queste cose qua, ma Gallo è libero, e il rilascio non è bellissimo, andiamo sul più 9 e la partita finisce qua, 109 a 100 per noi. Ormai posso dire già che abbiamo vinto questa partita, e quindi niente da dire, spero di portare abbastanza in fretta anche gara quella che sarà il closing game, non vi dico che gara la chiudo perché sennò non è interessante. Siamo avanti 3-1 e niente, semplicemente sarebbe veramente fantastico riuscire ad andare alle finals NBA, perché closing game posso anche averla persa. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao.